Allora, stasera abbiamo fatto una buona partita, penso che sotto tutti gli aspetti sia stata una buona partita, siamo contenti, abbiamo parlato anche in spogliatoio, insomma, siamo abbastanza contenti. Poi sotto porta sicuramente questa sera è mancato qualcosa, però la prestazione è stata fatta, la partita comunque è stata giocata, penso che per larghi tratti l'abbiamo dominata e quindi siamo contenti. Per quanto riguarda invece il giocatore, il mio idolo da sempre è Zidane, quindi... ma sicuramente sapevamo che erano una buona squadra, poi ogni squadra viene qui e decide come affrontare la partita. Loro hanno scelto questa tattica e insomma hanno fatto comunque la loro partita, sapevamo che avremmo affrontato una buona squadra e così è stato. Come questa partita ce ne sono altre, nel senso, alla fine è il mio ruolo dove devi guardare prima la giocata, devi sapere dove sono i compagni, quindi meno tocchi fai e più fai viaggiare la palla meglio è. Quindi anche attraverso queste partite uno migliora, cerca di prepararsi e niente. No, sicuramente positiva, sento il calore della gente, delle persone, questa cosa mi rende felice. E in primo bilancio direi assolutamente positivo, mi sto trovando molto bene. No, un buon rapporto col mister, lo conoscevo già l'anno scorso a Siena, siamo stati insieme, quindi è un buon rapporto. Giovanni Donnarumma. Buonasera Giuseppe, complimenti per l'ennesima prestazione positiva stasera. Nel tuo settore di campo stasera c'è stato tanto gioco, tanto affollamento di calciatori, è stato proprio lì probabilmente dove si è decisa questa partita, dove non si è riusciti praticamente a essere veloci o comunque nel giocare che abbiamo visto anche in passato le altre partite. Sì, sicuramente c'era tanta densità in mezzo, quindi non era facile per noi trovare magari l'uomo libero, gli spazi giusti, però anche attraverso queste partite che uno cerca di migliorare e prepararsi poi per le partite successive. Natale Giusti. Ciao Giuseppe, buonasera. Nella tua carriera sei molto giovane, ma hai già giocato con giocatori che in questo momento giocano anche nella massima serie. C'è un pizzico di rammarico per non essere già su quei palcoscenici, o magari ci vuoi arrivare proprio attraverso questa esperienza di quest'anno alla USA, tra l'altro la tua prima esperienza nel girone meridionale, nel girone C. Sì, come detto, diciamo nel settore giovanile ho conosciuto gente che in questo momento gioca ai massimi livelli, io so che devo fare il mio percorso, la mia strada, mi sto concentrando solo su me stesso e quindi spero che grazie a questa opportunità, insomma grazie alla Juve Stabia, possa crescere ancora di più, ecco. Daniela Sala. Ciao Giuseppe, buonasera. Il Buonasera. mister non preferisce parlare di individualità, bensì del gruppo. C'è invece qualche rammarico del gruppo intero per questo pareggio, il primo tra l'altro almeno? Ma no, noi sappiamo il nostro obiettivo stagionale qual è, come ho detto siamo tutti contentissimi, insomma siamo contenti della prestazione, del gruppo che siamo e andiamo avanti. Mario Di Capo. Complimenti Giuseppe per la grande prestazione anche di oggi. La Juve Stabia resta in testa alla classifica con un pareggio comunque contro il Foggia che non aveva perso né contro il Catania né contro il Benevento, quindi comunque una squadra importante per questa categoria. Ma in estate, visto che c'erano tante squadre che hanno cercato il Zeppellone perché le due prestazioni già l'anno scorso erano state importanti in categoria, cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della Juve Stabia e poi se questa spinta che poi c'è stata in te, accettare questa Stabia, ti è piaciuta poi su come sta andando? Assolutamente, sì, come ho già detto prima sono stracontento di questo inizio, insomma, della mia esperienza qui. È stato decisivo sia il direttore che il presidente, abbiamo fatto una chiamata dove mi hanno mostrato il progetto, avevano su di me, quindi una volta aver sentito il progetto mi sono convinto a venire qua. Mario. Il mister ha detto questa sera vedo che chiede mezzo pieno, non sbaglio perché comunque il Foggia non
una squadra da prendere sotto gamba. Però diceva peccato per questi tifosi, ecco, tu sei qui alla, questa tredicesima giornata che vedi questo pubblico, anche questa sera hanno fatto qualcosa di eccezionale. Qual è il rapporto proprio con la città di Castellammare e con questi tifosi che vi seguono sempre? Oh, assolutamente, sono stati magnifici sin dalla prima giornata con l'Avellino in casa, ma pure in trasferta, insomma, quando sono venuti a Caserta dove abbiamo perso, hanno fatto sentire il loro apporto, quindi sono sicuramente fantastici, però come dice il mister, vediamo il bicchiere mezzo pieno e guardiamo la prossima partita. Il tuo rapporto con Castellammare? No, il mio rapporto mi trovo bene, sì, l'ho già detto prima, mi trovo bene con l'ambiente, con i tifosi, l'affetto che ricevo ogni giorno mi fa piacere molto. Grazie a tutti.